No, perdonate, allora no, non ci siamo capiti. Io ho un appuntamento alle 11.45, ho una conferenza stampa. Noi siamo pronti a fare un governo che non può non essere appoggiato. Voto. Elezioni nuove, nuove elezioni subito. Senatore, scusi, o governo a 5 Stelle o voto? Ve la sentite di prendervi la responsabilità di un nuovo voto? Assunto di nessuna, non ci prendiamo nessuna responsabilità per altri, cioè sia chiaro, ok? Ma il governo a 5 Stelle chi lo dovrebbe votare? Sempre i partiti, no? I partiti, no? Quindi poi lei sarebbe nella posizione che attualmente ha Bersani. Lei però come 5 Stelle un atteggiamento dai partiti, un appoggio dai partiti lo accetterebbe nel caso del governo a 5 Stelle? Un po' straniante questa situazione. No, è un po' strana perché io sto facendo una cosa, sto cercando una via, un posto, un indirizzo che magari dall'altra parte della città mi avete portato qua. Se voi, aiutiamo se noi, questo se è il modo, se questo è il modo. Ci dica l'indirizzo, Presidente, di qua. Ci dice solo e poi la lasciamo l'impressione che ha avuto da questo incontro con Bersani, lo ha detto insomma in conferenza, magari ce lo ripete e noi ce ne andiamo. Perdonatemi, prima devo appurare dove devo andare. Assolutamente. Qui vicino. Comunque veramente noi forse la possiamo aiutare, ti ci dice l'indirizzo, eh? Che siamo meglio del... Magari non voglio dirvelo. Ah, non ma dire, non la seguiamo. Ci temperiamo un po'. Così? Ok. Boh. Allora, l'impressione che ho avuto dell'incontro con Bersani. Ho fatto una conferenza stampa, ho detto quello che dovevo dire. L'impressione dell'incontro, non c'è nessuna impressione. Bersani ha detto quello che doveva dire, noi abbiamo detto quello che dovevamo dire. L'abbiamo fatto in diretta streaming proprio per evitare che ci fossero fraintendimenti sulle dichiarazioni successive, quindi non c'è molto da dire. Cioè... Ma queste voci su discussioni dentro il Movimento 5 Stelle al Senato, ho già risposto, ho già risposto a questa domanda, la dobbiamo dare un'ulteriore risposta. Sì. Scusi, solo una cosa. Se ho già risposto, ho detto che abbiamo all'unanimità, senza nessuna discussione, deciso di non votare la fiducia al governo Bersani, non vedo perché bisogna dire altre cose. Solo una cosa, o governo 5 Stelle o voto? La risposta è sì. No, non è o governo 5 Stelle o voto. Noi proponiamo un governo a 5 Stelle, punto. Poi se gli altri, la conseguenza si facciano il governo, non siamo noi. A 5 Stelle. Avete paura di un voto anticipato o è quello che vorreste? Posso. Grazie. Forse gli italiani non riuscite a giustificare questo ricorso, questa ipotesi di ricollegamento. Molliamo, dai, basta. Basta ragazzi. Vista dov'è? Occhio di gola.